saranno diversi ambienti che adesso potrete visitare. Il sindaco taglierà il nastro per una pellicola proprio per dare il via a questa serata particolare, e vi invitiamo a vedere la sala immersiva, il museo virtuale che c'è sopra, il museo della Vara, la galleria d'arte moderna, l'archivio e la biblioteca, che sono veramente dei gioielli della nostra città. Sì, hai perfettamente descritto quello che ho scritto, l'iniziativa di domani, che tende ad aprire i nostri palazzi, che sono di pregio non solo culturalmente, architettonicamente, ma anche all'interno, perché quelle 4-5 indicazioni che hai dato dal museo immersivo, alla biblioteca, a questa splendida mostra che ho in anteprima visitato, danno la misura di come la città abbia tanto da far scoprire ai propri cittadini. Solo una cosa, mentre taglio il nastro, voglio dire, anzi la dico prima, il nastro rappresenta la pellicola che abbiamo trovato, avete trovato, hanno riscoperto nelle nostre stanze, e c'è una collezione che veramente parla della storia. La cosa che mi piace, e lo voglio sottolineare senza allungarmi troppo, è che dei ragazzi che hanno forse la metà dei miei anni o comunque più giovani di me mi hanno spiegato cose che io non conoscevo e che riguardano anni 60, anni 50, se non ancora all'indietro. Questo è importante perché vuol dire che la cultura passa soprattutto dalla nostra storia. Queste stampe, queste pellicole, un pistone si accendeva il proiettore, danno la misura di come, se noi oggi siamo qua, dobbiamo sempre dare uno sguardo indietro per chiaramente proiettarci. Quindi complimenti, grazie a voi. Allora, Luciano Giannone, giovane architetto messinese che si laurea a Firenze con 110 lode su una tesi su Messina, sulla ricostruzione di Messina 1780, avrete il piacere, ecco, di poterlo praticamente, di ammirare questo filmato che è unico nel suo genere, per scoprire una Messina che non abbiamo mai visto grazie al suo lavoro. Sì, questo è un progetto ormai da 2 anni in costruzione. Grazie all'assessore Caruso, che ha sempre creduto dal primo momento in cui ci siamo conosciuti a questo progetto, e ha fatto sì di concretizzare un lavoro che è partito come un lavoro su carta a diventare un lavoro virtuale, un lavoro più immersivo, e a permettere di darci a questo lavoro un contenitore in grado di farlo vedere così come merita, perché per poter vedere la Messina antica non basta un'immagine, un libro, ma serve un supporto adeguato, e la sala immersiva del Palo Cultura penso che sia un ottimo supporto per questo video. Grazie. Ragazzi, vedete qua tanto, ragazzi, qua vado. Vado. Sto cercando delle forbici. Vabbè, l'ho trovato. Vado. Veniva mandato appunto dalle varie parrocchie, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca storica sull'Angelicus Stirru, che è stata la data di distribuzione che ha venduto al comune nell'87, e grazie a questa ricerca storica siamo andati anche a un convegno internazionale organizzato dal Vaticano a giugno. E la mostra si chiude con il primo del 1970, sempre con protagonista Alberto Sordi, che abbiamo visto nei Pelloni, e un altro piccolo spezzone di Guardiellario e Monaco di Monza, che appunto sono due titoli molto importanti di Totò. E Totò, il Giro d'Italia, è il primo film girato nel 49 in cui compare il nome di Totò. E noi abbiamo ritrovato molte fotobuste, molte locandine in ottimo stato. E poi, passando, abbiamo messo anche le tappe originali degli anni 60, con cui appunto si dilettavano più che altro gli amatoriali per fare dei piccoli filmati. Grazie, molto bene. Ho fatto una visita. Sì, bene, ragazzi.